allora intanto leviamo il portabici. E dai, camera d'aria della bici da corsa, elastico top. E sono a posto. Ok. Eccolo lì il maledetto. Adesso chiudo il sacco a pelo. Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, ieri sera mi è venuta in mente un'idea che secondo me sarà una bella bomba per il mio Ducatino. Vi faccio vedere in anteprima questi due sacchi a pelo, ma non vi dico altro. Adesso sigla e iniziamo, dai! Eccoci qua, allora, cosa mi è venuto in mente? Dato che per me è sempre un po' una menata mettere e togliere il sacco a pelo in base alla stagione e perché di solito sono sempre di corsa, dopo l'uscita dell'altra sera in cui avevo solo un sacco a pelo ma c'era anche Sofia, quindi ci siamo usati un solo sacco a pelo come coperta, è stato tutto un po' un casino, prima aveva freddo, poi caldo, poi di nuovo freddo, un casino. Ho detto adesso mi sono rotto le balle, compro due sacchi a pelo così li unisco e sono a posto. All'inizio ero indeciso con il Decathlon in cotone da 10 o 20 gradi, non sapevo bene quale scegliere. Così sono andato al Decathlon e mentre li guardavo ne ho presi due da 10 gradi che sono questi qua. Il modello è Arpenaz 10 gradi cotton, quindi in cotone, un po' più grande stile quello di casa perché il sintetico non è che mi faccia impazzire, boh, un po' così. Poi sono arrivato a casa, li ho uniti e ho detto cavolo, ma sono proprio scemo, perché non ci ho pensato prima? La mia idea che mi è venuta in mente è stata quella di dire ok, posso prendere uno in cotone da 10 gradi e uno in cotone da 10 gradi. Così in base alla stagione, se fa più caldo, se fa più freddo, giro il sacco a pelo, la parte sotto rimane quella che non uso, che tanto non cambia niente, mentre la parte sopra uso o la 10 o la 20 gradi. Quindi d'estate, in primavera, userò il 20 gradi, quando fa un pochino più caldo uso il 20 gradi, quando fa freddo d'inverno, anche se accendi il verbasto comunque non è che lo tieni a 30 gradi, uso il 10 gradi. Quindi cosa ho fatto? Questa mattina, dato che avevo scontrino, tessera Decathlon e non l'ho manco usato, il sacco a pelo, sono andato al Decathlon, l'ho riportato indietro e ho cambiato prendendo un 20 gradi, quindi Arpenaz Cotton 20 gradi. Non ho ancora provato ad unirli, ma se funziona è una figata. Adesso provo a aprirli, metto per prova il 10 gradi lo metto sotto, il 20 gradi lo metto sopra, li unisco e spero che le cerniere combacino. In teoria dovrebbero combaciare. Allora, cambiamo anche la posizione alla camera, così vedete. Questo è il 10 gradi in cotone. Il prezzo secondo me è ottimo. Costa 40,39€ questo qui da 10 gradi, mentre costa 29,99 quello da 20 gradi. Praticamente con 70 euro hai due letti che vanno bene in qualsiasi stagione. Hai sia la parte più invernale sia la parte più primaverile estiva, e secondo me è davvero una figata. Le misure del sacco a pelo sono di 2 metri per 1,60 una volta che l'hai aperto, quindi anche molto molto comodo per dormirci in due come a casa. Qua c'era un filo che lo leviamo e adesso è arrivata l'ora della grande verità. Questo è il 20 gradi, molto più leggero, però sempre in cotone. Aveva questo colore qua, c'era, non c'era quello diciamo azzurrino, ma non è un grande problema, non me ne frega più di tanto. Adesso l'unica cosa che mi interessa è che vada bene la cerniera, che già qui la vedo dura. Cos'è successo? È sfasata, porca miseria.
Oh. Andiamo un po' se combacia. Qua ci sono sti LED che sembra un locale a luci rosse, altro che. Sì! Olè! Guardate, appena uniti. Quindi adesso riesco ad unire la cerniera da entrambe le parti. Ok. Così, metà. E questa è l'altra metà, vi faccio vedere meglio. Ok, allora, questa è la cerniera, sotto abbiamo questo qui il 10 gradi e questo qua sopra, molto più leggero, è il 20 gradi. Mettiamo le cerniere così e in questo modo le uniamo, se ce la faccio. Devono far bene presa, eccole lì. Ok, si nota, quella del 20 è questa cerniera più scura, quella del 10 è quella più azzurrino chiaro. Una volta finito tutto posso tranquillamente proseguire e tirare su tutta la cerniera in questo modo qua. Perfetto. Olè. Raga, sono troppo contento. Non ero sicuro, di riuscire a fare questo trick, però adesso che ce l'ho fatta sono super soddisfatto. Sono davvero troppo contento, perché secondo me cambierà la vita. Praticamente ho di qua un sacco a pelo da 20 gradi, quello sotto è il 10 gradi, però la parte sotto non fa mai la differenza, perché comunque sotto il letto è isolato anche da questo materassino, sotto c'è sempre il caldo. Il problema è il sopra, quando ti copri, che ti deve tenere più caldo o meno caldo. In questo modo riesci ad avere, secondo me, un ottimo sistema per fare il doppia stagione. Con una spesa ragionevole hai due letti in uno. Quindi davvero, davvero super soddisfatto. Adesso lo metto per bene, perché sicuramente il prossimo weekend voglio provarlo. Vado dietro. Ok, allora. Perfetto. Di qua l'ho messo un po' più sotto, così rimane super ordinato, anzi posso metterlo bene qua sotto il materasso. Gli faccio fare il giro sotto al materasso, almeno viene un lavoro ancora più ben fatto e ordinato. Ok. Questo lo metto così. Qua è super, davvero super. Tra l'altro anche questo colore grigio non mi dispiace per niente. Ora devo trovarmi poi altri due cuscini, mi voglio trovare. Questo lo metto così e siamo a posto. Davvero, raga, sono troppo contento. Cosa ne pensate? Vi piace? Adesso vi faccio vedere anche dal lato qua dove sono io, come ho fatto. Ok, praticamente in questa zona qui ho risvoltato un pochino il sacco a pelo sotto per farlo stare più ordinato e per non averlo, diciamo, che pende in giù. Dato che il letto non è largo 1,60, già così è davvero un ottimo lavoro. Qua è la parte sopra, questo qui marroncino è il 20 gradi e quello blu sotto è il 10 gradi. Tra l'altro, avendo i doppi colori, riesco anche meglio a distinguerli, quindi ancora meglio. Qui inoltre c'è l'etichetta Quechua, che è il marchio Decathlon, Instinct 20 gradi. E boh, sono davvero super contento. Secondo me è venuto un gran sistema. Allora, ragazzi, che altro dire? Secondo me il sistema è fighissimo, quindi non mi paga Decathlon per dire queste cose, l'ho solo trovato e secondo me per alcuni amici camperisti a cui piace viaggiare e fare avventure, questa qua può essere davvero una figata, perché magari il tempo può anche cambiare in maniera improvvisa in base a dove ci si trova e quindi può venir comoda una soluzione così, secondo me.
E spero questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Appunto, come vi dicevo, questo è l'Arpenaz 20 gradi cotton e questo qua è il 10 gradi cotton. Li ho comprati al Decathlon, poca spesa, tanta resa come sempre. E niente, volevo ancora ringraziarvi perché siamo arrivati a 5.000 iscritti. Questo qua è il primo video che pubblico dopo il raggiungimento di questo piccolo grande traguardo. Questo è tutto grazie a voi che mi seguite e a tutte le persone che guardano i miei video, che commentano, che mettono i mi piace e tutto il resto. Io continuo come sempre a credere in questo progetto di YouTube, anche se vado a piccoli passi. Come diceva qualcuno, chi va sano va piano e va lontano. Il problema è che a me piace sempre spalancare il gas a manetta, quindi è un po' un casino. Il video finisce qua, spero vi sia piaciuto. Adesso prendo la bici e vado a farmi un giretto perché c'è una nuova bici elettrica demo che è una bomba. E niente, ci vediamo al prossimo video. Gas, ciao ciao. Non so cosa ne pensate voi, ma per me sto mezzo qua è davvero porco. Adesso vado un po' a scannare e vediamo un po'. Ok.